Allora, stamattina dobbiamo vedere il teorema della derivazione della funzione composta, quello della funzione immersa e poi cominciare un po' a vedere le implicazioni che possiamo trarre da, per esempio, il segno della derivata. Vediamo un po'. Allora, teorema della derivazione della funzione composta. Regola della caduta. Allora abbiamo f definita da i a valore in r, con 0 punto di e, con 0 di accumulazione per e. Poi abbiamo G, partiamo da F a valore in R, poi supponiamo che F di X con 0 appartenga alla parte interna di F, così tanto per così. Quindi in questo modo siamo sicuri che F di X con 0 è un punto di accumulazione per F è un punto di F. Supponiamo che esista F' di X con 0 e G' di F di X con 0. Allora, supponiamo sempre per semplicità che F di E sia contenuto in F, in maniera tale che io posso fare la funzione di composizione G composto F da E a valore in R, G composto F di X definito come G di F di X. Queste sono le ipotesi. La tesi: esiste, cioè la funzione G composto F è derivabile nel punto X con 0 e la sua derivata non è altro che G' calcolato in F di X con 0 per F' di X con 0. Questo è il teorema di derivazione della funzione composta. Va bene, allora dobbiamo dimostrare. Allora faremo prima una dimostrazione, diciamo, più corta, che però non funziona se non con ipotesi aggiuntive, e poi faremo invece vedere una dimostrazione più lunga che funziona sempre. Quindi sostanzialmente la prima dimostrazione è per far capire il concetto, che sarà quello lì, e dopodiché in realtà dobbiamo fare una dimostrazione un pochino più precisa in maniera tale da non dover introdurre ipotesi aggiuntive. Allora, noi vogliamo calcolare, che cosa vogliamo calcolare? Vogliamo calcolare il limite. Guardate che tutte le ipotesi che ho fatto sono solo puntuali, no? F' esiste, per quello che io sappia, solo in x con 0, g' esiste, per quello che io so, solo in f di x con 0, quindi è un discorso proprio preciso, nel senso, rinunciato è abbastanza preciso. Allora, quello che io devo calcolare è la derivata, far vedere che la derivata di g composto f calcolata in x con 0 fa un certo numero, cioè devo andare a provare a calcolare questo limite qua, il limite del rapporto incrementale della f, in x meno g composto f
x con 0 fra x meno 0. Questo qui per definizione è il limite per x che tende x con 0 di g di f di x meno g di f di x con 0 fratto x meno 0. Supponiamo per un attimo che f di x sia diverso da f di x con 0, se x è diverso da x con 0. Ok? Allora io devo calcolare questo limite e allora questo diventa, posso dividere e moltiplicare per, quella, per f di x meno f di x con 0, perché adesso continuo dopo. Allora io ho moltiplicato e diviso per questa quantità, lo posso fare perché so che questa quantità è diversa da 0. Adesso uso il fatto che il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti. Non solo, vabbè, facciamo tutti i passaggi. Ok, adesso devo calcolare questi ultimi due limiti. Questo è banalmente, si sa quando fa, per ipotesi questo fa f' di x con 0. Quindi posso scrivere f' di x con 0 per il limite, ecco qui cambio variabile, chiamo y la variabile f di x. Allora io che cosa so? Quando x tende a x con 0, y dove tende? A f di x con 0. Quindi questo è il limite per y che tende a f di x con 0 di che cosa? Di g di y meno g di y 0 fratto y, scusate, meno g di f di x con 0 fratto y meno f di x con 0. Ok? In verità, cioè se esiste questo, esiste quello. Però questo qui esiste, perché questo qui chi è? È il limite del rapporto di cambiabilità della g fatto dove? Nel punto f di x con 0. O no? Quindi abbiamo f' di x con 0 che già ho calcolato per g' calcolato 2 in f di x con 0. Quindi se io potessi dividere e moltiplicare per f di x meno f di x con 0, lo posso fare certamente quando f di x è diverso da f di x con 0 per x diverso da x con 0, allora il teorema sarebbe due righe. Semplicemente ho moltiplicato, ho diviso, ho cambiato nome a una variabile, ho fatto tutto. Ho applicato le definizioni. Questo è il limite del rapporto di incrementale della x della f dove? Vicino a x con 0. Questo è il limite del rapporto di incrementale della g dove? Vicino a f di x con 0. Tutto qua. Il problema è che in questo modo io, diciamo, se f di x vale f di x con 0 tante volte nell'intorno di x con 0, allora mi trovo nei qua, cioè non posso applicare questa dimostrazione. E se cerco di metterci una pezza in qualche modo, non vado lontano. Devo cambiare leggermente il ragionamento, devo fare un ragionamento un po' più sofisticato. Quindi questa è fine dimostrazione corta. Fine
dimostrazione corta con ipotesi aggiuntiva. Qual è l'ipotesi aggiuntiva? È questa qua. Per far funzionare questa dimostrazione ci vuole questa ipotesi aggiuntiva. Adesso ricominciamo da capo il discorso della dimostrazione corta. Serve non solo a far capire il concetto, perché insomma la tesi deve essere quella lì, no? Ormai, cioè, non è che ci può stare una formula diversa, visto che in un caso particolare deve avere questa formula, diciamo, posso andare a vedere solo se vale nel caso generale oppure se nel caso generale trovo qualche controesempio, ma la formula deve essere quella. Invece vale sempre. Però il discorso della dimostrazione corta non serve solo a capire qual è la formula, cioè la regola della catena, ma serve anche all'esame, nel senso che se io vi chiedo questo teorema, naturalmente prima di arrivare a chiedere un teorema, lo ripeto per la centesima volta, prima voglio sapere le definizioni, poi voglio sapere gli enunciati, solo dopo si parla di andare a dimostrare teoremi. Comunque, se arrivate a dimostrare qualche teorema, nel momento in cui vi vado a chiedere questo teorema, dice: vabbè, ma io la dimostrazione completa non me la ricordo, non la so fare. Vabbè, fammi quella più corta, mettici l'ipotesi in più, fammi quella più corta. Quindi può servire anche, diciamo, per far vedere che almeno qualcosa uno l'ha capita, insomma. Ok, adesso facciamo la dimostrazione quella vera. Allora, cominciamo a considerare questa funzione. Prendiamo rho di x, la funzione che vale f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 se x non è diverso da x con 0, e poi che vale f' di x con 0 se x è uguale a x con 0. Rho è una funzione definita da E a valori in R, perché f di x è definita in E, no? Rho, come risulta in x con 0? Risulta? Nel punto x con 0 risulta? Fate il limite, quando viene? F di x con 0. La funzione è continua. E continua nel punto. Adesso prendiamo sigma di y, la funzione g, anche qui abbiamo due casi, g di y meno g di f di x con 0 fratto y meno f di x con 0. E poi vale g' di f di x con 0. Questo se y è diverso da y, da f di x con 0, e questo se y è uguale a f di x con 0. Naturalmente sigma dove è definita? Sigma è definita da f a valori in R, e sigma è continuo in f di x. Ok? Adesso tutto sta, quindi io cosa so? So che la funzione sigma
Posso fare la funzione sigma di f di x? Sì, perché f è andata da e in f, quindi si può fare il prodotto di composizione. Ok? E allora, io che cosa so? Che questa è la composizione di due funzioni. F era derivabile e quindi continua in x con z. E sigma è una funzione continua in f di x con 0, quindi anche questa è continua in f in x con 0. Ok? Adesso cominciamo a vedere chi è questa funzione sigma composto f di x. Vabbè, semplicemente dovete mettere attenzione. Allora, io dico, prima di vedere chi è questa sigma, perché non mi viene tanto conveniente scriverlo da solo, dico direttamente quello che voglio dimostrare, cioè cancello un paio di righe qua e scrivo allora, io dico così, dico che g di f di x meno g di f di x con 0 fratto x meno x con 0 è uguale a sigma di f di x per rho di x per ogni x appartenente. In verità verifichiamo questa cosa qui. Ci sono da considerare tre casi. Per quale motivo? Vabbè, questo lo vogliamo dimostrare. Allora, lo facciamo qui a destra. Dobbiamo considerare tre casi. In verità la rho è definita in due modi diversi e la sigma pure è definita in due modi diversi. Quindi teoricamente dovremmo fare quattro casi. Allora, qual è il primo caso? Il primo caso è x diverso da x con 0, mettiamo qua in fondo. X diverso da x con 0, anzi, scriviamo direttamente f di x diverso da f di x con 0. Se f di x è diverso da f di x con 0, non mi interessa sapere se x è uguale o diverso da, per quale motivo? Deve essere per forza x diverso da x con 0. Se x fosse uguale a x con 0, avremmo per forza f di x uguale a f di x con 0. Quindi in questo caso qui, se io scrivo f di x diverso da f di x con 0, al posto di y ci posso mettere f di x e posso usare questa definizione. E là sopra la definizione la devo prendere da sopra. Quindi in questo caso sigma di f di x per rho di x quanto fa? Allora, io so che f di x è diverso da f di x con 0, quindi prendo questa definizione e sostituisco al posto di g, al posto di y, f di x. Quindi mi viene g di f di x meno g di f di x con 0 fratto f di x meno f di x con 0. Per, a questo punto, sopra che, quale definizione devo prendere? Per rho di x devo prendere la prima, perché se f di x è diverso da f di x con 0, automaticamente x deve essere per forza diverso da x con 0, e quindi qua ci devo mettere per f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Allora, vedete, questa e questo si semplifica e otteniamo quello che abbiamo detto. Scusate, per ogni x appartenente ad E, non è corretto qua, questo è uguale, scriviamolo un po' più in basso,
è uguale a questa quantità quando x è diverso da x con 0 e a questa quantità quando x è uguale a x. Ok, questo è quello che dobbiamo dimostrare. Traccio una linea perché qua c'è sotto c'è la denunciata. Ok? Adesso andiamo a considerare il caso in cui x è diverso da x con 0, ma f di x è uguale a f di x con 0. Questo sostanzialmente è il caso che abbiamo fatto prima, solo che prima non ce ne potevano essere altri. Andiamo a considerare questo caso qui. In questo caso cosa devo prendere per definizione? Vabbè, io non lo ricordo, non te l'avevo scritto sul quaderno, ti do la lavagna tu perché... Allora, siccome f di x è uguale a f di x con 0, quando vado a prendere la sigma nel punto f di x con 0 fa g' di f di x con 0. Quindi qua mi viene g' di f di x con 0. Per, attenzione però, la rho devo sempre prendere questa definizione qua, perché x è diverso da x con 0. Ma siccome f di x è uguale a f di x con 0, qua mi viene 0. Quindi qua mi viene questo per 0, e fa ovviamente 0. Ma questo è anche uguale a g di f di x meno g di f di x con 0 fratto x meno x con 0. Perché siccome f di x è uguale a f di x con 0, queste due quantità sono uguali, quindi fa... Quindi, l'ultimo caso è quando x è uguale a x con 0. Quando x è uguale a x con 0, chiaramente sigma di f di x per rho di x è uguale a g' di f di x con 0 per f di x. Allora, ripeto, io ho quelle due definizioni lì. Adesso voglio calcolare questo prodotto. Allora, quali sono i casi diciamo che si possono verificare? Allora, posso calcolare quel prodotto nel punto x con 0. Posso calcolare quel prodotto non in x con 0, però supponendo che f di x sia uguale a f di x con 0. E infine posso calcolare quel prodotto supponendo che f di x sia uguale a sia diverso da f di x con 0. Questi sono i tre casi possibili. Il quarto caso è assorbito. Ok. Allora, vado a vedere le definizioni, stavolta le rivedo al contrario, così se x è uguale a x con 0, qua devo prendere questa definizione qua. F di x ovviamente deve essere uguale a f di x con 0, quindi qua devo prendere questa definizione qua. Allora, al posto di x io ci devo mettere g', ci devo mettere f di x con 0, quindi qua mi viene g' di f di x con 0 per f' di x con 0. Non ho fatto altro che fare il prodotto. Se invece siamo in questa situazione qua, x è diverso da x con 0, ma f di x uguale a f di x con 0, per la sigma devo usare questa stessa quantità come sotto, ma la rho devo usare la definizione di sopra e mi fa 0. Vado a fare il prodotto e mi viene 0. Però noto che se lo scrivevo in quest'altro modo, questa, attenzione, qui non ho diviso e moltiplicato, questa si può scrivere sempre quando x è diverso da x con 0. Però in questo caso pure 0 fa, e quindi questo o lo scrivo così o lo scrivo così è la stessa cosa. Infine, nel caso in cui f di x è diverso da f di x con 0, viene sempre questa quantità g di f di x meno g di f di x con 0 fratto x meno x con 0, perché applicando le definizioni questa quantità si semplifica. Adesso, a questo punto, si
siccome questi tre, in due di questi tre casi il calcolo mi dà la stessa espressione, io perché li devo tenere distinti questi due casi? Ne faccio un caso solo, ho fatto il calcolo, quindi scrivo che se x è uguale a x con 0 fa così, se x è diverso da x con 0 fa così, perché ho calcolato e visto che funziona. Allora io poi a questo punto che cosa dico? Mi ricordo che questo era il prodotto, vedete? C'è scritto qua. Era il prodotto di una funzione continua in x con 0 per un'altra funzione continua in x con 0. Ma il prodotto di due funzioni continue in x con 0, pure lui deve essere continuo in x con 0. Inoltre, sigma di f di x per rho di x è continua in x con 0. Qui è la dimostrazione, perché questa funzione era fatta così, fuori x con 0 era il rapporto incrementale g composto f, in x con 0 era questa costante, quindi dire che è continua in x con 0 vuol dire che il limite di questo, quindi se preferite, cioè il limite per x che tende a x con 0 di g di f di x meno g di f di x con 0 fra x e di x con 0 è uguale a g prima di f di x con 0 per f di x con 0, che è quello che dovevamo dimostrare. Fine della dimostrazione. Tutto qua. No, ho capito perché il sigma di f di x per g di x è continuo. Allora, quella era la lavagna precedente. Nella lavagna precedente abbiamo definito queste due funzioni. Quella è continua per ipotesi. Sigma è continua qua dentro per ipotesi, in questo punto per ipotesi. Questa qui è la composizione di due funzioni continue, ti ricordi? F è continua in x con 0 per ipotesi. Sigma composto f è continuo in x con 0 per ipotesi, cioè per costruzione. Perché avevamo già dimostrato che il prodotto di composizione di due funzioni continue è una funzione continua. Era il limite, derivava dal limite del prodotto di composizione. Quindi questa è continua qua. Allora, questa è continua, quella è continua quando faccio il prodotto delle due. Il prodotto di due funzioni continue è continuo. Ok? Va bene, quindi questo è il teorema di derivazione della funzione composta. Adesso non abbiamo finito, perché dobbiamo fare quello della funzione immersa. Ok, allora stavolta abbiamo f e f meno 1 tra due insiemi. Allora qui questo lo chiamiamo A, questo lo chiamiamo B. Supponiamo per semplicità che A e B siano aperti. In realtà significa soltanto che x con 0 e f di x con 0 devono essere interni al
ai vari insiemi di... Allora, io... Perché se sono aperti i punti, intanto sono interni e quindi sono di accumulazione e sono dell'insieme e quindi ci posso fare la derivata. Poi suppongo che esista la derivata di f in x con 0, quindi f da a b invertibile, l'inverso ho scritto f meno 1, che esista f prima di x con 0 e che esista la derivata della funzione inversa. In quale punto? Nel punto di f di x con 0. Nel punto f di x con 0. Qui ci avete x con 0, qua ci avete f, qua ci avete f di x con 0, f a meno 1 riporta il punto a quello grosso. Allora, no, scusate, questo qui ce la possiamo risparmiare perché la possiamo... Beh, intanto dimostriamolo con un'ipotesi aggiuntiva e poi facciamo vedere che togliamo. Cosa, qual è la tesi? La tesi è che la derivata di f a meno 1 calcolata in f di x con 0 è uguale a 1 fratto la derivata di f calcolata in x con 0. Sto punto è sempre la lavagna che è rotta, insomma, non c'entra niente. È chiaro? Quindi, poi, diciamo, questa ipotesi mettiamoci... questo perché? Meno 1 di f di x chi è? Quanto fa? Quanto fa? Qua non sto parlando di derivati. No, dimenticate tutto quello che avevate fatto in tutte le 3 settimane. X f di x f a meno 1 di f di x, quando fa? Certe volte. Oh, è x questa funzione qua, no? Cioè la funzione identica è la funzione identica su a. Di conseguenza la derivata, allora io so che la f è derivabile in x con 0, la f a meno 1 è derivabile in f di x con 0, posso applicare il teorema precedente, la regola della catena a sinistra. Quindi qua devo fare la derivata di f a meno 1, scriviamo l'1 1 così non si confonde con gli altri, calcolata dove? Calcolata in f di x con 0, per la derivata di f calcolata in x con 0. E a destra che devo fare? Devo derivare la funzione identica, cioè la funzione x. Qual è la derivata della funzione x? Portate f prima di x con 0 a destra e avete ottenuto la tesi. Quindi, diciamo, il teorema messo così cosa dimostra? Dimostra ovviamente qui se ci fate caso non ho supposto f' di x con 0 diverso da 0, ma la dimostrazione funziona perché siccome questo deve essere uguale a 1, questo non può essere 0 e quindi lo posso portare a destra. Quindi qua non devo supporre f prima di x con 0 diverso da 0. Io ho già supposto pure troppo, ho detto esiste la derivata di f, la f è invertibile ed esiste la derivata di f prima di f meno 1 in quell'altro punto. Quando dico questo, in realtà già eh sì,
Quando dico esiste la derivata di f, esiste f-1 ed esiste la derivata di f-1 in questo punto, automaticamente mi viene f'x con 0 diverso da 0. E quindi e la formula è questa qui. In realtà questa dimostrazione si può migliorare un po', nel senso che io qui, invece di supporre questo, suppongo semplicemente che f'x con 0 sia diverso da 0. In questo caso vedete, io non sto più supponendo che esista questa derivata, ma me lo dovrò dimostrare che esiste questa derivata, e che faccio? E allora, stavolta la dimostrazione come funziona? La dimostrazione funziona così. Io cosa devo fare? Devo calcolarmi quella derivata, cioè devo calcolare il limite per y che tende a f di x con 0 di f meno 1 di y meno f meno 1 di y0 fratto y meno f meno 1 di f di x con 0 fratto y meno f di x con 0. Supponiamo per un attimo di poter cambiare e sostituire a y, fare la sostituzione a y uguale a f di x. Supponiamo di poterlo fare, poi vediamo perché si può fare. Allora, se faccio y uguale a f di x e faccio tendere x a x con 0, f di x tende a f di x con 0. Quindi qua mi scriverò f di x meno f di x con 0, e qui mi scriverò f meno 1 di f di x meno f meno 1 di f di x con 0. Ma questo chi è? È sopra f meno 1 di f di x faceva? Quest'altro? F meno 1 di f di x con 0 farà? Sotto? E questo fa proprio 1 sulla derivata prima, perché è esattamente il rapporto incrementale capo. Però attenzione che qui c'è un passaggio delicato. Io ho fatto questa sostituzione. Fare questa sostituzione sostanzialmente significa applicare il teorema sul limite della funzione composta. Però per fare questa sostituzione innanzitutto vorrei che f di x sia diverso da f di x con 0, perché altrimenti qua mi posso trovare con 0 al denominatore, e lo è se diciamo in questa circostanza, verificato questo, potrei effettivamente applicare il limite della funzione composta. Quindi però vi ricordo che f' di x con 0 chi è? È il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. E so che per ipotesi questo è diverso da 0, quindi esiste un delta maggiore di 0, tale che se x appartiene a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, e x appartiene anche al mio insieme A, va bene, non c'è bisogno di scrivere perché A era aperto, e quindi x con 0 è un punto interno, allora f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è diverso da 0. X però qua devo scrivere diverso da x con 0. Questo che cos'è? Il teorema della permanenza del, se questo tende a una quantità diversa da 0, in un certo intorno sarà diverso. Beh, se è diverso da 0 il numeratore è diverso da 0, e quindi posso fare quella sostituzione. Quindi
Se la derivata è diversa da 0, attenzione che in un intorno del punto, questo lo scriveremo poi anche a parte, in un intorno del punto, diciamo, anzi lo scriveremo in maniera più precisa, in un intorno del punto la funzione non assume il valore f di schisa. Se la funzione è derivabile con derivata diversa da 0, in un opportuno intorno del punto la funzione non può essere f di schisa. Quindi, e questo conclude la dimostrazione. Quindi attenzione, se io già so che la f è invertibile, allora, e che la funzione immersa è derivabile nel punto in questione, allora vale la formula. Se so che la f è derivabile con derivata diversa da 0, so che la funzione è invertibile e vale la formula. Almeno se i punti sono interni, se i punti non sono interni bisogna fare dei ragionamenti un po' più raffinati. Adesso vediamo un po' di capire perché ci sono tutte queste piccole complicazioni, cioè sono complicazioni serie o sono io che non so fare la dimostrazione. No, le complicazioni sono effettivamente, ci sono dei casi, per esempio prendete, facciamo degli esempi. Prendete questa funzione f da R in R. F di x uguale x cubo. Qual è il grafico di questa funzione? Una, si chiama parabola cubica. Fatta così. La funzione è crescente perché se x1 è minore di x2, allora x1 elevato al cubo è minore di x2 elevato al cubo. Questo perché se preferite x2 elevato al cubo meno x1 elevato al cubo è uguale a x2 meno x1 e x2 uguale più x1 x2 più x1 uguale. Questo trinomio è sempre di segno positivo, quindi se questo è maggiore di 0, anche questo è maggiore di 0. Quindi, se una funzione è strettamente, questa funzione è anche continua, banale, il prodotto di x per v, quindi è continua, sappiamo che è invertibile, funzione continua e crescente è invertibile su ogni intervallo, quindi facendo l'unione di tutti gli intervalli è invertibile su tutta la retta. Chi ha la funzione immersa? Quindi non vogliamo fare l'ufficio complicazioni affari semplici, la funzione immersa la conoscete da prima, no? Se dovete invertire il cubo chi è? La? La radice cubica. Allora qui avete e quanto fa la derivata della radice cubica? L'abbiamo calcolata questa qui, perché diciamo, chiamiamola f di x, f primo di x, quanto fa? 1 fratto 3 volte la radice quadrata di x al quadrato, la radice cubica di x quadrato, la radice cubica di x quadrato. E dove però? Ah, x diverso? No, no, x diverso da 0. Ah, quindi sta funzione è invertibile, è derivabile, ma in 0 no. E perché in 0 no?
per il banale fatto che se qui avevate una tangente con il coefficiente, diciamo la retta tangente del coefficiente angolare uguale a 0, e quindi la tangente era orizzontale, girandola qui diventa verticale, ma una retta tangente verticale significa che quando io vado a calcolare le linee del rapporto incrementale questo va infinito, in questo caso va più infinito perché la funzione è monotona crescente. E allora che vuol dire? Noi più infinito non l'abbiamo ammesso come derivata possibile, abbiamo detto che la derivata esiste quando quel limite è finito, e quindi questa è un'altra cosa. Quindi vedete che, diciamo, i derivati di prima funzionano tutte e due, perché dico, se è invertibile io so che la funzione immersa è derivabile, per esempio prendiamo 0 e 0, 0 va a finire in 0, se la funzione immersa esiste e so che è derivabile in 0, la funzione immersa esiste ma non è derivabile in 0. Oppure se è derivabile nel punto è la derivata diversa da 0 nel punto, nel punto 0 la funzione ha la derivata uguale a 0, quindi in 0 la formula non funziona. Infatti se volete fare la derivata in 0 fa 0, la derivata prima di questa in 0 non c'è e non potete fare il prodotto, e quindi non potete dire che il prodotto fa 1, è chiaro? Quindi questo è il diciamo principale problema. Adesso andiamo un po' che su, vabbè, va, ci vediamo.